Ragazze e ragazzi, bonjour, bonjour. Mi sto preparando per andare a pranzo con una mia amica. Abbiamo avuto problemi di nuovo con la caldaia, queste cose molto caserecce, ma sì, ultimamente ci dà un sacco di problemi e oggi siamo senza acqua calda, quindi mi sono dovuta lavare con l'acqua fredda. È stata un'esperienza traumatizzante a dir poco, visto che fuori fa tipo meno 3 o meno 4, una roba del genere. Io ho messo il collirio, adesso devo stare con gli occhi chiusi per un po', spero di essere a fuoco. Non vi preoccupate, non sono lacrime. Volevo ringraziarvi tantissimo perché ho visto che vi sta piacendo tanto il video che ho fatto, il makeup tutorial. Cioè in cui provavo a ricopiare. Cosa sto dicendo? Ho visto che vi è piaciuto molto il video in cui provavo a ricreare il makeup tutorial di Nikki Tutorials. Lei è fantastica, è davvero brava e anche molto simpatica, tra l'altro, per questo che mi piace, perché è molto autoironica, carina e beh, lei è proprio precisissima, bravissima, quindi sono contenta che vi sia piaciuta la mia idea di fare anch'io questo tag e in tanti mi state dicendo di fare la stessa cosa però con un tutorial di Jeffree Star, quindi se vi può piacere questa cosa davvero scrivetemelo perché lo farò. Tra l'altro vi devo dire la verità, conosco Jeffree Star ma non ho mai seguito il suo canale, devo aver visto qualche video per caso, ma non credo di aver mai visto un makeup tutorial, quindi vedremo, vedremo. Quel video dovrebbe essere parecchio difficile, appunto, perché non conosco il modo in cui si trucca, quindi è una challenge ancora più difficile per me. Ok, iniziamo a truccarci. Sono molto contenta di rivedere questa mia amica Giulia, la ragazza che ha anche una bimba. L'avete vista spesso, quindi ve la ricordate sicuro anche voi. E sono contenta di rivederla perché un po' che non ci vediamo tra i vari viaggi, anche loro sono stati via. Non so nemmeno se l'ho vista da quando, da Capodanno. E quindi sì, sono molto contenta di rivederla. Andiamo a mangiare sushi. Ieri avevo una voglia di sushi pazzesca e me la sono tenuta per andare a mangiarlo oggi. Ovviamente devo truccarmi e fare i capelli perché così sono messi un po' maliuccio, direi. Non posso uscire così, anche se vi dirò la verità, quando vado in America vedo sempre ragazze che escono così, con i capelli così. E allora, fondotinta utilizzeremo. No, prima metto anche questo primer che non si sa mai, professional, che anche se fuori ce l'abbora a 140 a meno 5, purtroppo la mia pelle diventa lucida uguale, quindi doppio primer. In molti mi avete chiesto che cos'è questo stick che stendo, anche questo è di Benefit, The Professional, sempre stessa linea, ma si chiama License to Blot ed è proprio uno stick che ti opacizza le zone in cui vai ad applicarlo, ecco perché io lo applico soltanto sulla zona T. Oggi utilizzerò il Peach Perfect, che è l'ultimo fondotinta della collezione White Peach di Too Faced. L'ho usato anche ieri e vi devo dire che mi è piaciuto. Dirvi la verità, non ho notato tantissima differenza rispetto al Born This Way, però ripeto, l'ho provato solo una volta, quindi non devo aver colto molto bene le differenze, evidentemente. Però devo dire che sì, la mia pelle è rimasta opaca per tutto il giorno, non ero lucida, quindi visto che questo è un fondotinta opacizzante, devo dire che funziona e anche la coprenza è molto leggera, coprente ma comunque leggera, quindi ci piace, spuntato un brufolino e non abbondo come nel tutorial che avete visto in cui imitavo Nikki, ma un po' di coprenza mi piace comunque averla. Ma sapete che non so se vi ho ringraziato in un video per i 600.000 iscritti su YouTube, ragazzi, grazie, grazie, grazie di cuore, io non mi sarei mai, mai aspettata, lo so, sono tutte robe che, come dire, sembrano scontate da raccontare, però immaginatevi una ragazza semplicissima che apre un canale YouTube e non, cioè, non immagina neanche che tutto questo possa succedere e poi si ritrova ad avere 600.000 persone che la seguono. È davvero incredibile e cioè, io sono senza parole, però vi ringrazio davvero tantissimo. Se provo ad immaginare quante sono 600.000 persone, mi viene una specie di vuoto esistenziale perché sono davvero tantissime, quindi non riesco davvero a capacitarmi di questo numero gigantesco e non so che cosa ho di così tanto speciale perché 600.000 persone si iscrivono al mio canale, però vi giuro,
sono grata ad ognuno di voi che si è iscritto, cioè non mi sarei mai immaginata di arrivare ad un numero del genere, quindi grazie, grazie, grazie. Adesso, perché sì, davvero, mi è dispiaciuto, ma credo davvero di non avervi ringraziato in nessun video, soltanto su stories, su Instagram, però non credo di averlo fatto in video, quindi ci voleva. E vorrei anche fare uno speciale per i 600.000, solo che non so che tipo di video fare. E fatemi sapere voi, mi avete proposto un altro I Call You, però vi devo dire la verità, quel video non è stata una grossa, cioè non è riuscito tantissimo, perché ho chiamato talmente tante ragazze, tanti ragazzi, e pochissimi mi hanno risposto, e quelli che mi hanno risposto pensavano fosse una televendita, nonostante mi abbiano lasciato loro il numero. Quindi non credo che lo rifarò, non mi odiate, ma non credo che rifarò un I Call You, almeno per il momento. Però datemi altre idee su un altro speciale per i 600.000, perché voglio farlo, però non so esattamente che cosa potrei fare come speciale. Datemi qualche idea. Sto applicando un po' di cipria sotto gli occhi, come fa Nikki Tutorials. Questa tecnica gliel'ho rubata a pieno, perché applicare un po' di cipria sotto gli occhi con la Beauty Blender è miracoloso. Non è propriamente baking, perché ne metto davvero poca, però tiene. Poi vado ad applicare, prima vado a spruzzare un po' del mio spray fissante. Mi piace spruzzarlo prima di mettere la cipria, poi stendo la cipria e poi lo rispruzzo. E mi trovo bene così. Come cipria vado ad usare la Velvetizer di Urban Decay, che è davvero finissima, non si sente addosso e ne basta poca. Ieri ne ho messa un po' troppa ed ero super super opaca, quindi devo stare un po' più leggera. Primer occhi. Questo è quello Urban Decay, ma non è il primer normale, questo è l'eyeshadow primer potion anti-aging, non sapevo nemmeno che esistesse, ma me l'hanno spedita e vi devo dire che mi trovo molto bene, anche se sinceramente non vedo differenze con quella semplice, la primer potion normale. Forse qualcosina nella formulazione cambia, ma l'applicazione e la durata, insomma, sono eccellenti entrambe. Ok, ora palette. Allora, andiamo a fare qualcosa di veloce. E vado ad usare anche oggi la... questa è la White Peach. Mi stanno piacendo molto queste palette di Too Faced, ma oggi in realtà volevo filmare il video in cui apro la pignatta a forma di unicorno che mi è arrivata ieri da Too Faced, con tutta la collezione Lives Festival, che si chiama Lives Festival, l'ho scoperto, e con tutti i prodotti unicornosi e fatine, roba del genere. E però, visto che oggi ho qualche cosina da fare in giro per il centro, è meglio se oggi vi filmo un vlog e poi il video della collezione Too Faced lo filmo domani. Mi hanno detto che sono l'unica ragazza italiana ad aver ricevuto quella collezione, quindi sono estremamente estremamente felice e vi ringrazio perché mi avete detto, perché voi già lo sapete, già l'avete vista questa collezione da qualche altra youtuber sicuramente. Come mi avete detto che si può aprire sulla schiena l'unicorno, non bisogna per forza rompere la pignatta per prelevare i prodotti all'interno, quindi è esattamente quello che farò. Mi dispiace romperla e quindi la apriremo così. Comunque non ho aperto, cioè non ho tirato fuori nessun prodotto, la pignatta è ancora lì dietro di me sul mio divano, quindi l'ho lasciata lì e la apriremo proprio insieme, non voglio sbirciare niente. E sono andata un po' avanti con il trucco nel frattempo, adesso ho finito gli occhi, adesso applico la matita. E non la metto nella rima inferiore per lasciare il trucco un pochino più naturale. E adesso con il pennello lo sfumo per bene. Sono resa conto che devo lavare i pennelli assolutamente, perché negli ultimi giorni non li ho lavati e adesso sono tutti già colorati con gli ombretti. Quindi sto sfumando con il pennello da illuminante. Alright. Non me la sento di stendere l'illuminante perché mi vedo tipo davvero palla da discoteca quando ho l'illuminante. Ora andiamo ad applicare il mascara. Anche oggi uso il Bad Girl Bang di Benefit
mi sto trovando molto molto bene con questo mascara, allunga le ciglia tantissimo e poi mi mantiene la piega del piegaciglia, cosa che non mi succede con nessun altro mascara e mi sembra quasi incredibile. Mi rendo conto che mi allunga tantissimo le ciglia questo mascara, lo sapete perché? Perché mi lascia i puntini neri sotto il sopracciglio, significa che le mie ciglia arrivano fino a lì, cosa impossibile per me, cioè incredibile, ma succede e anche con quelle sotto mi succede che siano così lunghe che vanno a toccarmi l'occhiaia praticamente, che è una cosa un po' fastidiosa, dovrei mettere un po' di cipria in più per evitare che questo succeda, ma è anche una bella soddisfazione perché di solito non ho mai questo problema, quindi se mi capita significa che davvero le mie ciglia sono più lunghe del solito. Ok, con gli occhi ho fatto, adesso sopracciglia. Mi state facendo intanto i complimenti perché adesso uso un colore un pochino più scuro e mi state dicendo che vi piace, quindi vi ringrazio. Per adesso mi piacciono davvero così un po' più scure, mi giro verso la luce e finisco il trucco, noi ci vediamo tra un po', che altrimenti mi metto a chiacchierare e poi non finisco più il trucco perché chiacchiero con voi. Gato Denver! Siete tutti innamorati di Gato Denver? Gato Denver! Oggi è di poche parole, Gato Denver. Gato Denver! Ciao! Piccolo gattino, tutto bianco! Sei duro bianco? Il duro bianco. Ok, ci sono. Questo è il make-up look di oggi. I miei capelli sono una specie di disastro, ma non li sistemerò troppo perché fuori c'è un'ombra fortissima, come vi dicevo prima. Quindi in realtà appena esci di casa, cioè sono già ovunque. Quindi questo è quanto e potete vedere il mascara che avevo qua sopra, che ho cercato di correggere un po', ma secondo me ancora un pochino si vede perché ho le ciglia talmente lunghe quando metto questo mascara rispetto a come sono le mie normalmente, che vi giuro vanno a toccarmi qua. E mi lasciano i puntini, comunque ho cercato di rimediare un po' e le ho tipo accorciate un po' con il dito, adesso dovrebbe essere a posto. Rossetto ho utilizzato sempre quello di Glossip, amo questo rossetto ed è sempre un'ottima scelta. È sempre questo Glossip Milano ed è il colore numero 02. Alcune di voi mi hanno scritto dicendo che non lo trovano sul sito, che non risulta essere disponibile. A me l'hanno spedito l'anno scorso, quindi o era parte, mamma mia, che capelli, o era parte di una collezione, come si dice, una collezione non permanente, una collezione temporanea, oppure forse è solo sold out, non lo so. Comunque, adesso usciamo, oggi mi vedo più fantasmino del solito. O forse sarà che ho perso la bronzatura, sì! Comunque, let's go! Eccoci, siamo qua con Ciao, Ilaria, ciao, ciao. ciao! E lei è sempre imbarazzata a farsi vedere i video, invece è bellissima, ditele che è bellissima perché non mi crede. E siamo al sushi e qui c'è anche la sua bimba, che non vi faccio vedere, però vedete le gambine. E vi devo dire che è molto più grande rispetto all'ultima volta Cresce, cresce. e ha già i dentini e Buttiamo si tutto stanno... qua. Sì! Stanno arrivando i primi sushi, questo è il Makis salmone e poi ho preso i roll con salmone, avocado e Philadelphia. Wow, come si chiama questo che non mi ricordo mai? Non Lo mi chiamo il ricordo mai cono. come si chiama. Il cono, boh, non ti preoccupare, il cono con il gambero in tempura. Temaki. Temaki, giusto, temaki. E poi anche lei ha preso i maki. Sono arrivati anche i roll con il gambero fritto, abbiamo preso tutte e due. E poi sono arrivati i nigiri, tantissimi, tantissima roba. Siamo venute da New York! Oh, che carina che questa felpa! They said I could be anything. E c'è un orsetto che vuole diventare un panda. Quindi sono diventato un panda, che carino! Look di oggi, cappellino per tenere i capelli almeno un po' decenti con la bora. Biker jacket, quella di Zara, e il maglione di Alberta Ferretti che ho preso, vi ho fatto vedere in uno degli ultimi vlog. Sono tornata a casa e mi sono già cambiata con la mia solita vestaglietta super super calda perché in questi giorni fa davvero davvero freddo e io ho proprio freddo già di mio, quindi devo stare sempre imbacuccatissima, ho ancora il maglione sotto. Qui c'è anche Pupetto, tra l'altro, che però è molto... non ha tempo in questo momento per noi perché deve leggere il giornale. Grazie Pupetto che hai fatto il letto mentre ero via, che ho trovato il letto fatto tutto proprio a posto, Eh beh, benissimo. sì, sono stato bravissimo. Ah, pure!
Ma pure. Il letto è perfetto. Ah, grazie. Devi andare a controllare. È tutto incasinato. Che buccia. No. Che patatone. Puoi andare a vedere. Posso andare a vedere? Mi stai prendendo in giro? No, vai a vedere. Hai fatto il letto? Non vai ti vedere. Credo. Vai a vedere. Non ti credo. Dopo ne parleremo. Dopo ne parleremo? Sì. Mi stai prendendo in giro, sono sicuro. Mi stai prendendo in giro? Vai. Ok. Guarda che se non l'hai fatto ti faccio il solletico fino a domani. Beh, devo dire che in qualche modo è vero, l'ha fatto, però non ha messo tutti i cuscini che mettiamo di solito, li ha lasciati in cabina armadio. In realtà è fatto a metà, però che cosa ne dite? Gliela diamo buona oppure no? Ni. Allora, a parte che quando sono tornata a casa non era fatto il letto e l'hai fatto adesso 5 minuti fa. A parte questo, che l'hai fatto 5 minuti fa perché non era fatto quando sono tornata a casa. Allora, facciamo così. Allora. Però non hai messo i cuscini. Tu non ti sei resa conto che ho fatto il letto. Lavoravo al computer. Infatti non ti sei resa conto. Ah, ok, quindi è colpa mia. È colpa tua. È colpa mia? Assolutamente colpa mia. Invece io ho fatto il letto e adesso sì? Devi essere solo che contenta. Ah, grazie. E i cuscini non li hai messi, i cuscini no, sopra? Non li ho messi. Perché? Perché sei pigro! No, perché è già sera. Brutto pigrone! Sì, è già sera, tanto dobbiamo cambiare le lenzuola, quindi in realtà non è importante se hai fatto il letto o no. Come no? Oggi no, dobbiamo cambiare le lenzuola. Dovete sapere che Tomas non ha mai voglia di cambiare le lenzuola. Cambiamo, no, domani, no! Domani no! Oggi ho fatto il letto. No, oggi hai fatto il letto, hai tirato sulla coperta così, non hai messo neanche i cuscini. No, che cavolo! Vergognati, e cosa hai preparato per cena? No, quello non l'avevo preparato. Ah, quello no. Il letto l'ho fatto. Ah, ok. Va bene. Io non ho fatto niente. Oh, brutto patatone. Tomas soffre il solletico. Come va questo ginocchio? A Tomas fa male il ginocchio negli ultimi giorni, non sta benissimo. Ma oggi un po' meglio. Adesso abbiamo trovato che... Forse cioè abbiamo sentito perché praticamente il suo problema nel ginocchio è la mancanza di cartilagine dovuta sia a tanti anni di calcio e sport che hanno insomma affaticato il ginocchio e poi anche all'incidente in moto che ha avuto, quindi adesso stiamo vedendo se c'è questa, fanno tipo una terapia poco invasiva, nel senso che lo fanno davvero tipo in un paio d'ore e poi puoi tornare a casa, praticamente ti prelevano la cartilagine e te la iniettano nel ginocchio e quindi però è una terapia sperimentale, adesso ci stiamo informando un attimino se si può fare, in quali città si fa e quindi magari riusciamo a risolvere una volta per tutte questo ginocchio, sarebbe davvero fantastico perché a volte gli fa male, a volte no ed è sempre un terno al lotto un pochino. Comunque vedremo, patatone. E qua c'è anche Gatto Denver che gli piace tantissimo giocare con questo nastrino, dovete vedere che alla fine del nastrino gli ho messo questo topolino, però prima ci giocava, adesso ovviamente no, appena accendi la videocamera è già stanco. Qui c'è anche Gatta Stellina, ma la Gatta Stellina è troppo pigra per giocare. Che faccia fa? Ecco. Ah, le avete notate le mie nuove ciabattine? Non sono bellissime, sono due chihuahua con i fiocchetti. Credo siano chihuahua, forse pomeranians. Beh, sono bellissime, le adoro. Sono praticamente grandi come Gatto Denver. Sono gigantesche. Gatto Denver! Notare che mentre Denver sta giocando, Gatta Stellina non gliene frega niente. Gatta Stellina è molto zen e c'ha voglia praticamente. Ok, Gatto Denver. Carole!
In realtà io sono al computer perché sto scrivendo delle mail, perché ho scoperto praticamente oggi di dover andare a Parigi dopodomani, quindi ci sarà un evento bellissimo, bellissimo, e ho tutta un'agenda per diverse giornate a Parigi e vado con Marc Jacobs stavolta. È davvero, è passata quanto? 2 settimane che sono andata a Parigi, conta 2 settimane, tipo 10 giorni. Quindi ritornerò a Parigi, speriamo che questa volta non ci sia neve, speriamo di, insomma, che non mi cancellino il volo, controllerò un attimino com'è il tempo. E quindi mi sto mettendo d'accordo sugli orari, sui voli, eccetera eccetera. Purtroppo non potrà venire con me Tomas, perché uno, non sta bene con il ginocchio, due, deve andare al lavoro, se sta bene col ginocchio deve andare al lavoro, quindi questo è quanto. E adesso finisco di mandare queste email, anzi volevo chiedervi, no? Io ho questo case rosa che mi piace moltissimo, so che adesso è uscito il MacBook Rose Gold e penso che lo prenderò quando questo sarà un pochino troppo vecchio, penso prossimo anno prenderò il MacBook rosa. Nel frattempo però vorrei chiedervi, siccome questo è un case, in realtà questa è anche un copritastiera, se conoscete un store online o un qualsiasi rivenditore che vende case un pochino più carini, perché questo ormai, o anche simile a questo ma magari con la mela disegnata, o sempre più o meno di colori così rose, rose gold, fatemi sapere, perché questo ormai è tutto distrutto, vedete che si sta aprendo in più punti, purtroppo anche qui c'è una crepa, e vorrei prendere uno nuovo, quindi magari consigliatemi se ci sono queste cose online. E adesso continuo a rispondere alle email. Oggi mi sono arrivate anche queste cosine dal sito di Carlita, da carlitashop.com, che è stata carinissima perché mi ha contattato perché voleva proprio spedirmi qualcosina, e mi dice che mi segue spesso e quindi già immaginava che cosa mandarmi perché conosce i miei gusti. È stata davvero molto molto carina. Ciao Nicole, spero che ti piacciono queste cose che ho scelto per te dal mio shop, ti seguo sempre con affetto, un bacio per te Carlita. Che carina, grazie Carlita, grazie mille. E adesso scopriamo insieme che prodotti mi ha spedito. Allora, body mousse, oh, coconut banana shake, questo avrà un profumo fantastico. Oh, poi organic rose 8 face mask, wow, anche questa, questo è un brand che conosco e mi ci trovo molto bene. Poi dell'Alchemilla, che cos'è? Una polvere, apriamola. Ah, è un blush, un velvet blush. Poi c'è, ah, sempre di Dr. Organic, una moisturizing gel gloves, cioè sono dei guanti idratanti, ma per le mani? Questi ci volevano proprio, le mani secchissime con questo freddo, vediamo un po'. Che figata, sono proprio dei guanti con idratante in gel all'interno e tutti con ingredienti naturali, questi devono essere fantastici. Poi che cosa c'è? Un toner per la pelle, quindi con aloe vera, fantastico. Poi ci sono 2 prodotti labbra matte, rigorosamente grandiosa, grandiosa, della Nabla, uno è nude e l'altro è rosso, fantastici. Poi Eye Rescue Rollerball, ok, questo deve essere quindi un prodotto per andare a minimizzare, cioè a eliminare il gonfiore sotto agli occhi, che ne ho sempre bisogno. Poi intravedo anche dei cioccolatini che viaggiano per il pacchetto. E poi c'è la Body Cream Sensual, wow! E ancora altre cosine, mamma mia! Cos'è questa? Ah, questa è della Piarium, adoro questo brand, e lo stick labbra non l'avevo mai provato, in compenso mi trovavo da Dio con la crema piedi di questo brand, se non sbaglio anche l'immagine era la stessa, amo, amo, amo questo brand. E poi ci sono altri, che cosa sono questi rossetti? E un altro rossetto, vediamo. Sì, allora, propoli stick labbra della Piarium, poi un altro rossetto matte, mitica,
mitica davvero, non li conosco questi peraltro, e poi un correttore per il contorno occhi, fantastico, fantastico, grazie Carlita se mi segui. Poi ci sono un sacco di cioccolatini, non pensare che io non li abbia notati subito, è stata la prima cosa che ho visto quando ho aperto il pacco e ce n'erano altri, grazie, grazie, grazie per questo pensiero, sei stata davvero molto molto carina. E lì invece mi aspetta la nostra pignatta con la collezione Life's Festival di Too Faced, che non vedo l'ora di aprire, ma non lo farò, non lo farò, solo sbirciato un po', wow, non vedo l'ora di aprirla, ma lo faremo domani in un video, assolutamente, assolutamente, quindi non vedo l'ora. È davvero bellissimo, bellissimo questo unicorno, devo trovargli un posto, potrei metterlo magari su quella mensola che è comunque così, insomma, pochissimo, pochissimo volume, ci sarebbe bene, chi lo sa, però è stupendo. Stiamo guardando un film con Liam Neeson, che è un attore che ci piace molto ed è un thriller, è iniziato poco fa. Nel frattempo Pupetto si mangia, cioè Pupetto, si mangia la mozzarella con i pomodorini, cioè i pomodori tagliati a pezzetti, che è un nome questa cosa? La mozzarella biologica. Ah beh, ah beh, Poi popcorn proprio come al cinema. E anch'io sto mangiando una mozzarella, però senza il pomodoro che non mi piace. Sto indossando i guantini nel frattempo che mi sono arrivati da Carlita Shop. Sono i guantini idratanti, qui c'è il gatto Demo. Ciao. E gatta Stellina sta sempre sul suo cuscino preferito, sempre là. È il suo cuscino quello ormai, non possiamo più toglierglielo. A qualcuno piacciono molto questi guantini? Sì! Tommaso ha sempre le mani secchissime. Io li userò ogni giorno 20 minuti. Ah, grazie, buono sapersi. Sì. Quindi ti sei appropriato dei guanti, no, questo vuol dire, idratanti. Questo vuol dire 20 io, 20 tu al giorno. Ah, ammazza, me li concedi, quindi me li presti? Me li presti? Grazie. Che carino, Pupetto, grazie. Pupetto. Dai, mancano ancora esattamente 4 minuti alle 11 e dopodiché li hai tenuti per 20 minuti. Quindi vedremo le mani. Io li ho appena tolti e ho le mani molto, molto più morbide. E devo dire che si sente la differenza. Sono non appiccicaticce, però più morbide. Grazie che me li hai prestati già adesso. Beh, comunque li hai presi tu per primo. Vuoi raccontarci che cosa mangerai quando ti togli i guanti? Allora, mangerò, è già pronto lì, mi sta aspettando. Ah sì? Un panino. Sì. Con la Nutella. Ta-na-na-na-na-na. L'ho fatto io, ho fatto un disastro, però deve essere molto molto buono. Vi garantisco che deve essere molto molto buono. Sì. Ok ragazzi, il film è finito, quindi sono venuta a struccarmi. Come al solito, la voglia di struccarsi è pari alla temperatura che c'è fuori in questo momento. Stavo per dire 0, ma siamo a meno 6. Quindi direi di iniziare, perlomeno non sono truccata tantissimo come quando ho fatto il tutorial di Nikki Tutorials. Lì ci ho messo veramente tanto a struccarmi, ma oggi non ho tantissimissimo trucco, quindi dovrebbe essere una cosa relativamente veloce. E oggi userò, anzi sto usando già da qualche giorno, questo struccante che, aspettate che metta a fuoco, ok, è di Deborah Milano e l'acqua micellare purificante formula pura, e questa è la linea di Deborah Milano che non contiene schifezze, quindi qui non ci sono parabeni, non ci sono siliconi, coloranti, oli minerali, e quindi e contiene aloe vera e olio di argan, quindi so che è un prodotto molto delicato sulla mia pelle. Come al solito ne approfitterò per fare due chiacchiere con voi. Ho letto i commenti all'ultimo video in cui vi facevo vedere le mie foto di quando ero più piccola, di quando ero teenager, o comunque del periodo prima che io iniziassi a fare video su YouTube, e mi sono scompisciata dalle risate perché ho visto che in tantissimi vi ricordate della Onyx, cioè mitici, mitici, ma quanto adoravamo la Onyx e le bambine, quelle pupette che disegnavamo ovunque, e
Alcuni di voi mi hanno detto anche, mi hanno ricordato del marchio Fard, che mamma mia, che ricordi ragazzi, Miss 60 era un altro marchio che usavo tantissimo, però la Fard e la Onyx, ragazzi, ma dove sono spariti? Ma perché non esistono più della Fard e la Onyx? Io non lo so, eppure, cioè... Credo che la Onyx, tra l'altro, credo di aver letto qualcosa, credo che sia fallita, ma non mi spiego perché, perché tutte compravamo da Onyx, cioè tutti volevano la Onyx, quindi non capisco come possa fallire un brand così, così di successo, così in voga, appunto come la Onyx o come la Fard, perché anche la Fard era molto molto simile, i miei due marchi preferiti, spariti entrambi, quindi molto molto strano secondo me, non vi sembra strano? Comunque una cosa che volevo dire è che altri commenti che ho letto sotto l'ultimo video in cui appunto vi facevo vedere le mie vecchie foto, ho letto diversi commenti che mi chiedevano se mi sono rifatta il naso e altri commenti che invece mi dicevano che mi sono rifatta il naso, cioè ti sei rifatta il naso, punto esclamativo, ti sei rifatta il naso, punto e basta. Non era una domanda, era proprio un'affermazione, cioè nel senso, loro lo sanno e basta. Quindi volevo semplicemente dire che spero che se mi fossi rifatta il naso me ne sarei accorta, perché io non sono cosciente di ciò e non capisco perché dovevo rifarmi il naso, cioè era così brutto il mio naso e devo andare a rifarlo, spero di no. Non mi piace quando... perché c'è questa credenza che se uno fa, per esempio, io faccio il filler al labbro superiore, lo sapete, con l'acido ialuronico che dopo 4-5 mesi sparisce, e matematicamente ho rifatto tutto. No ragazzi, ho fatto il filler al labbro superiore e basta, e per adesso continuo a farlo, poi un domani non lo farò più. E l'effetto, appunto, essendo acido ialuronico, che una sostanza naturale, si riassorbe nel corpo e se ne va. Però no, non mi sono rifatta il naso ed è l'ultima volta che io lo dico, non lo ripeterò più, per favore, non lo dirò più, perché anzi probabilmente quando si finirà con il naso sarà qualcos'altro che mi sono rifatta, sicuramente, ne sono certa, però no, non mi sono rifatta il naso. Credo di averlo detto talmente tante volte che... cioè sarete stufi, però vi giuro che io sia nei commenti, potete vederlo, che nei messaggi privati mi viene detto costantemente, mi viene detto ogni giorno, e non riesco a capire se davvero il mio naso è diverso, perché magari, non lo so, sono cresciuta e tipo io sono cresciuta ma il mio naso è rimasto uguale, quindi sembra più picco, cioè vi giuro, non riesco a capire il motivo, però mi arrivano tanti messaggi che mi dicono ciò, quindi o sono io che con il trucco e con il contouring a volte riesco a farlo sembrare più piccolo, quindi evidentemente sono molto molto brava, perché sembra che me lo sia rifatto, oppure non so che cosa pensare, perché cioè, vi giuro, non lo so. Comunque sono d'accordo che in certe foto vecchie mi facevo delle foto in certe prospettive pessime, tipo dal basso oppure tipo dal lato, che sembrava veramente, c'era una foto che sembrava io avessi il naso di, cioè, di Danny DeVito, per dire, cioè terribile. Comunque no, sono più che altro le inquadrature che ti aiutano molto, oppure non so perché, se perché mi sono rifatta il naso, è l'unica cosa che mi posso spiegare. Comunque volevo ringraziarvi, al di là di ciò volevo ringraziarvi tantissimo, anche perché non solo su YouTube siamo 600.000, ma su Instagram siamo 350.000, che non ci posso ancora credere. Vi immaginate sommare questi due numeri? Vi immaginate anche solo 600.000 persone, quante persone sono? Io non posso capacitarmi, diciamo. Nel frattempo, tra l'altro, ho messo anche lo smalto alle unghie, non so se si riesce a vedere qualcosa, eccolo qua, ne ho usato uno di Collistar, è un rosso molto semplice come tonalità, e sì, ho steso anche il top coat di Sia Te, per questo che è così shiny, mi piace molto. Quindi ragazze e ragazzi, io adesso vi saluterò perché andrò a nanna, ho quasi finito di struccarmi, sciacquo il viso, lavo i denti e vado a nanna, quindi un bacione a tutti. Domani devo preparare la valigia perché giovedì si parte per Parigi, e niente, un bacio grande ragazzi, vi voglio bene mia family, buonanotte e a domani con un nuovo video. Aspettate, quando lo vedrete questo video? Oggi è martedì, lo vedrete mercoledì, quindi ci vedremo sicuramente giovedì con un nuovo video, e vi anticipo una cosa, ci sarà un incontro a Bologna molto 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 presto, non vi dico altro, ma saprete tutto tra pochissimo. Bacio, buonanotte, ciao.